Bentornati qui su Hermes Channel Web TV in una nuova puntata di Sai Che. Oggi di cosa parliamo, Valeria? Oggi parleremo di come ritirare i libri per la scuola elementare e ci parlerà di questo Rosanna Lanzilotta di Castellana Grotte. Ma naturalmente prima di farvi vedere il video, l'intervista, vi ricordo di mettere il mi piace nel canale Hermes Channel Web TV. Se vi è piaciuto il video mettete anche i vostri commenti e un'altra cosa importante, se qualcuno, qualche azienda vuole sponsorizzare questa nostra trasmissione, grazie in anticipo. E vi ricordo anche che ogni giovedì 3 interviste di queste vanno in onda su Teletrullo alle 14. E se non siete ancora iscritti al nostro canale, vi invitiamo di iscriverci e azionate subito la campanellina, così vi aggiorna su tutti i nuovi video che metteremo. E quindi è il momento di vederci il video in formazione. Ciao a tutti! Siamo in compagnia di Lanzilotta Rosanna, la titolare della cartolibreria Lanzilotta di Castellana Grotte. Oggi a Sai Che parleremo di scuola, in particolare come fare per ritirare i libri per la scuola elementare. Rosanna, ci puoi spiegare come si fa dal principio a ritirare i libri per la scuola elementare? Ciao a tutti! Allora, i libri vanno ordinati prima dell'inizio della scuola, è preferibile ordinarli a fine giugno, inizi luglio, perché nel momento in cui riceverete le cedole potrete venire a ritirarli. Che cos'è la cedola? La cedola è una scheda che viene consegnata a scuola dopo le prime 2 o 3 settimane ed è un foglio dove c'è indicato tutto, il nome del bambino, la classe e i libri. Con questa cedola si può venire in libreria e ritirare gratuitamente i libri di tutte le classi della scuola primaria, cioè della scuola elementare. Al momento del ritiro cosa si deve fare? Al momento del ritiro è consigliabile compilare per intero la scheda, la cedola, cioè perché di solito è compilata solo la prima parte. La cedola è formata da 3 parti identiche. Solo di solito nella prima parte ci sono indicati il nome del bambino, la classe e la sezione. Le altre 2 parti di solito sono lasciate in bianco perché il genitore la deve compilare. Quindi nel momento del ritiro, con la cedola già compilata, la libreria timbrerà e firmerà la cedola e vi consegnerà i libri ed è tutto finito. Grazie Rosanna, hai qualche altro suggerimento a riguardo? Sì, al momento dell'ordinazione è consigliabile anche specificare se si vogliono già le copertine e i libri, perché in questo modo al momento del ritiro i libri sono già rivestiti. Speriamo che i suggerimenti di Rosanna Lanzilotta siano stati utili e che vi siano piaciuti. Grazie Rosanna. Grazie a voi e ciao a tutti e ricordate di prenotare i libri prima dell'inizio della scuola. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.